Eh sì ragazzi, quello accanto a me è il leggendario Nakamichi RX-202. Questa piastra multicassette che proviene dagli anni 80, che aveva il meccanismo autoreverse UDAR, un autoreverse unidirezionale che per cambiare il lato della cassetta letteralmente la sfila, la gira e la reinserisce. Una cosa folle, enormemente complicata, ma per ottenere di poter utilizzare una meccanica di base il più semplice e efficace possibile per darci un suono per quei tempi eccezionali. Sì, quando si parla di cassetto rotante è proprio lo spirito degli anni 80, vi ricordate i dischi rotanti di Goldrick e Ufrobò? Esattamente siamo lì. E oggi, insomma, se amate un po' la nostalgia e le musicassette, ve la vado a raccontare. Per farvi capire bene la peculiarità di questa piastra cassette, vi faccio uno spieghino che è importante, specialmente se non sapete come funzionano le musicassette. Il nastro magnetico all'interno, in questi pochissimi millimetri, contiene praticamente quattro tracce: canale sinistro, canale destro, in una direzione e in un'altra. E questa è la cosa fondamentale. E le testine, quelle classiche, quelle normali, quelle anche se abbiamo più vecchie, potevano leggere effettivamente la cassetta soltanto quando il nastro è trascinato in una direzione. Per funzionare l'ascolto delle altre due tracce, dobbiamo manualmente aprire il cassetto e estrarre la musicassetta. Poco comodo. La comodità è arrivata infatti col concetto delle piastre cassette autoreverse, capaci di leggere in entrambe le direzioni. Come è risolta meccanicamente questo problema? Beh, innanzitutto guardate, questa è una testina normale. Quest'altra invece è una testina autoreverse. Vedete che gli elementi di lettura sono raddoppiati, ma in realtà raddoppiare è anche tutto il meccanismo di trascinamento del nastro. Che guardate questo schema, non è così banale come viene trascinato il nastro della musicassetta. E soprattutto alcuni elementi che sono il pinch roller e il capstan sono raddoppiati. Non solo, l'allineamento delle testine diventa particolarmente delicato perché deve essere allineato in un senso e non altro. E pensate quanto può essere delicato il meccanismo quando in alcuni casi è la stessa testina ad essere rotante, cosa che io avevo sulla mia vecchia piastra cassette della Teach. Quindi avere un autoreverse funzionante vuol dire avere mille problemi tecnici. E cosa ha fatto Nakamichi? Ha risolto, banalmente, la cassetta è bella bella messa qui, quando dobbiamo rovesciarla viene ruotata come se ci fosse una mano meccanica che lo fa. Quindi in realtà il trascinamento è sempre nella stessa direzione, l'allineamento delle testine è sempre quello perché va sempre nella stessa direzione, con un unico capstan, con un unico pinch roller, con un unico motore. Come dice il vecchio detto, meno cose ci sono e meno cose si possono rovinare, danneggiare o banalmente disallineare. E quindi quando ho scoperto l'esistenza di questa piastra, c'è anche la sorella maggiore che addirittura tre testine, ho detto la voglio avere. E non è stato facile riuscire ad averla, ce ne sono poche in giro e soprattutto poche vicino a me che potevo andarle a trovare. Ma due anni fa, e due anni che nel mio impianto, ne ho trovata una a Teramo, mi sono sparato 5 ore di macchina tra andata e ritorno, sono andato a prenderla dopo averla provata. In realtà io sono stato un po' tonto perché ci sono andato alla fine di una giornata di lavoro, ero stanco e quindi le mie orecchie mi hanno tratto in inganno. Dall'emozione di vederla, l'emozione di toccarla, ho fatto sì delle prove di ascolto e registrazione, ma le ho fatte male. Infatti una volta tornata a casa e fatto le prove con più attenzione, ho scoperto che c'era qualcosa che non andava. Banalmente, passando subito un cotton fioc con un po' di alcol sulla testina, visto che erano belle sporche, e il proprietario precedente mi ha detto «Ah, perfettamente a posto!». Non solo, iniziando a fare ascolti più lunghi ho notato che l'autoreverse partiva a casaccio, a metà nastro. E effettivamente poi facendo dei confronti tra lo stesso brano su CD e su musicassetta c'erano un po' di giri in meno, il motore era pigro. Ok, mandate in assistenza, tirate fuori altri soldini. Se volete saperlo, tra tutto l'acquisto che mi ricordo male, ho speso 500 euro, l'ho messa a punto un altri 70-80 euro. Però adesso ce l'ho qui, adesso infatti cambiamo inquadratura e vi mostro come funziona la plancia comandi, che è fighissima.
Ma quanto è bella con questa sua struttura simmetrica, con il meccanismo al centro, le scritte dorate su fondo nero. Una vera sciccheria. Andiamo a accenderla e vedremo che anche il contanastro e le spie sono rosse. Per dare ancora di più un senso di professionale, ma lui effettivamente è un prodotto professionale e tra l'altro aveva alcune finezze tecnologiche notevoli per il periodo, cioè gli anni 80-90. Sotto il tasto di accensione abbiamo la scelta di cosa succede, il timer. Quando gli arriva l'alimentazione poteva andare subito in riproduzione o subito in stazione. Ma a rimettere il timer in play è utile che abbiamo un negozio, vogliamo avere della musica in filo di fusione, allora mettiamo su la cassetta con la nostra compilation, grazie all'autoreverse andrà avanti per tutte le ore in cui il nostro negozio è acceso e appena diamo corrente al negozio lui andrà subito in riproduzione. Subito sotto l'uscita cuffie è un'uscita cuffie ben fatta, uno perché un prodotto di questo tipo all'interno ha un ottimo amplificatore cuffie. L'altra ragione è perché effettivamente abbiamo anche il controllo volume, qui il livello di uscita, che serve sia per l'uscita dietro, quindi per gli RCA, l'uscita di linea, ma anche per l'uscita cuffie. Poi qui tutti i controlli, quindi per andare in play, per andare in riavvolgimento, tutti i controlli poi piacevolissimi al tatto. La pausa, la registrazione e qui sotto una delle prime finezze elettroniche, ovvero il master fader, sia down e up, che sarebbe la dissolvenza in entrata e in uscita, quindi quando andiamo a fare una compilation e un brano lo vogliamo interrompere, possiamo far salire il volume, il fade in, o scendere il volume, il fade out, in maniera delicata, fatta in maniera elettronica. C'è tanta elettronica qui dentro. Poi il contanastro, che può essere resettato, e possiamo anche fare in modo di scegliere che quando torniamo allo zero, cosa succede? Quando arrivo allo zero si ferma, o quando arrivo allo zero va subito in riproduzione. Possiamo scegliere come far funzionare l'autoreverse spento, soltanto un rovesciamento oppure un rovesciamento continuo. Diciamo prima, lo utilizziamo per ascoltare musica in negozio per ore e ore e ore, la nostra compilation così andrà avanti, avanti, avanti. Sotto poi il rack mute, un'altra finezza, se vogliamo andare a registrare del silenzio in qualsiasi momento, utilizziamo quel tasto. Poi qui i V-meter, che sono utili sia in riproduzione sia in registrazione, la spia del Dolby, ma lo vediamo dopo, il controllo del volume in uscita e il volume registrazione differenziato per il canale sinistro e il canale destro, altra finezza davvero prodotto professionale. Poi il selettore dei vari tipi di nastro, quindi quello normale, quello al cromo, quello di tipo metal, per lo stesso discorso l'equalizzazione differenziata e poi il filtro MPX che serviva quando si andava a registrare da trasmissioni radio, quindi si andavano a filtrare dei disturbi tipici di quelle trasmissioni. Poi il tastino per aprire il cassetto motorizzato, per fare il rovesciamento dell'autoreverse e qui un'altra finezza. L'auto rec standby serve praticamente per fare in modo che quando stiamo registrando, ma restiamo un po' troppo avanti sul lato A, premendo questo tasto lui andrà a riavvolgere il nastro, poi tornerà leggermente avanti saltando praticamente quella che è la parte non registrabile e poi si metterà pronto nello standby di registrazione. Tutto in maniera assolutamente automatico, quindi un vero e proprio aiuto per chi effettivamente con una piastra del genere ci va a lavorare. Sotto e sotto per il Dolby possiamo andare ovviamente a disattivarlo o attivarlo e attivare sia ovviamente la riduzione di tipo D, tipo B che di tipo C. Detto questo, mentre lui sta riavvolgendo, che dite? Mettiamo dentro un nastro, ci andiamo a registrare e l'ascoltiamo pure. Sì ragazzi, le differenze tra l'originale e quello che è registrato in questa cassetta, poi di tipo normale,
sono differenze effettivamente minime. Ovviamente se avete utilizzato delle cuffie le differenze si sentono, ma comunque pur con tutti i limiti di quello che è il supporto e tutti i limiti di una piastra cassette vecchia di 30 anni, ragazzi, il risultato comunque c'è. Merito ovviamente della progettazione, dell'accuratezza, guardate l'ingegnerizzazione giapponese che è un vero spettacolo, come anche uno spettacolo vedere tutta la meccanica. Questa è la meccanica, vedete, è scesa in riproduzione, adesso risale quando la vado a fermare, e lo stupendo meccanismo dell'auto reverse unidirezionale. Ma arrivati a questo punto dovreste chiedermi, sì Gianluca, ma che senso ha investire un oggetto come questo? Ve lo spiego. Allora, investire nel mondo delle musicassette nel 2024 per me ha senso, sì, e soprattutto ha senso per due ragioni. La prima è che il formato, la musicassetta, è vivo e vegeto come formato, grazie ad alcune aziende tipo la Dare Tape, di cui vi ho già parlato, che produce e commercializza sia nastri vergini sia cassette registrate, e soprattutto sostenendo dei progetti assolutamente originali come le mitiche live session di Vinilicamente. Johnny ha fatto questi concerti nel suo studio, li ha pubblicati su YouTube, ma li ha pubblicati anche su musicassette. E non solo, c'è anche la Sony Music, altre aziende che continuano a produrre musicassette. Ma mentre i supporti sono vivi e vegeti, in realtà gli strumenti per usufruire questi supporti sono sempre più rari. Ed ecco che i prodotti vintage, prodotti insomma con 30, anche 40 anni sul gruppone, hanno senso, e nel senso di poi avere in casa degli oggetti originali, particolarissimi, con soluzioni meccaniche uniche. Pensateci, chi produce ancora cose del genere nel 2024? Forse che sono troppo complesse, eccessive, il digitale, l'elettronica, si sono evoluti portando tutti verso un'estrema semplificazione. Ma nel passato, quando i supporti erano meccanici, materici, in realtà servivano soluzioni complesse per supporti complessi. E questo sono una traccia, una memoria, una documentazione di un periodo dal punto di vista tecnologico, ingegneristico, unico. E quindi sì, secondo me andarsi a comprare una Nakamichi RX202E ha senso per questo. Così posso godermi l'ascolto di queste musicassette, ma soprattutto posso avere nel mio salotto, nella mia sala d'ascolto, un oggetto con un valore storico davvero unico. Ditemi ragazzi nei commenti se siete d'accordo con me, e se vi piacciono i supporti strani, guardate un po', ma questo supporto qui, questo disco The Pearl Jam, che formato è? Insomma ragazzi, se vi piacciono le cose strane, iscritti, campanellina, pollicione, sostenetemi, perché su questo canale ne vedrete davvero delle belle e anche delle nostalgiche. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.